Ti ha detto 20 euro? Sì, 20 euro in totale, grazie. 20 euro. Ciao, buona giornata. E adesso sì che inizia l'estate, con ombrello e comprato al mercato in marina in piazza. Yes! E anche ovviamente con la conclusione della sessione estiva, però l'ombrellone comprato in piazza. Sarà lui ad accompagnare tutte le nostre avventure di quest'estate toscana. C'è qualcosa di divertente, già mi si è svegliato. Adesso. 10 minuti fa. Ti ha detto? Sì. Madonna. Sfruttiamo l'occasione per andare al Carrefour a prendere due bottiglie d'acqua. E un cocco. Ah, con questo ci si diverte. Sarà una bella attività ricreativa per i ragazzi. Li faccio divertire oggi. Si colora anche i librini. Ho un dubbio. Ho un fortissimo dubbio. Hai dormito te? Io ho dormito un po'. Ma non dovevo. Dici cosa ti è successo? Non mi è partita la sveglia. O non l'avevo messa. Allora, avevo impostato l'orario. Però o non l'ho attivata o, no, o l'ho spenta quando è suonata. Ci siamo, bisognava partire alle 10 e sono un quarto alle 11. Quanto si era predetto? Botto. Arrivea portercole. Qui ora c'è da fare un paio di viaggi, No. Ah, Bulagna t'ha tradito. Che buono è l'odore dei pini. È o non è un benessere? Forse. Secondo me ci sarà il caos nella spiaggia. Non troveremo neanche mezzo metro. Comunque io questo ombrellone lo sto odiando. Proprio odioso a portare. Oh ragazzi, non volete un ombrellone per caso? Provi il soffio. Vabbè, ma mi sgomanda lì. Bivacco ragazzi? Sì. Bivacco? Certo. Bivacco. L'ombrellone più grosso che abbiate mai visto questa? Estate italiana proprio. San Montana. Ok, ma noi siamo venuti qua fino a Portercole per andare a fare dei tuffi come si deve. Le alternative oggi sono due: o ci divertiamo come ciuchi o ci spacchiamo la gamba. E comunque qui l'acqua niente male, eh? Bella cristallina. Però vogliamo inaugurare questa giornata col botto e un bel tuffo. Non so esattamente quanti metri saranno, non ci siamo mai stati qui. Lo scopriremo sul momento. È altino, eh? Che ne pensi? È altino, eh? Ma visto da qui, effettivamente. Ma è alto, ragazzi. Dove? Uno. Vai. Ora si gode. Uno. Adrenalina pura questo ragazzo. Comunque mi sono spaccato la pianta dei piedi. Bisogna un attimo migliorare la tecnica di impatto. Quest'acqua è veramente spettacolare. Poi è anche calda. Bellissimo. Guardate come ci hanno preso gusto. Ultimo tuffettino e poi si pappa. Si mangia? La parte che preferisco di queste uscite. Unboxatemi i vostri pranzi adesso. Descrivicelo. Tranezzino, tonno, maionese e pomodoro. Brutto. Pasta fredda con ogni ben di Dio. Quanti grammi però? Pochi, Infatti stavolta non è un chilo di pasta. Poi qui c'è una valanga di perette. Invece io, old but gold. Pasta fredda. Niente ragazzi, pranzettino al sacco. Buon appetito a tutti. Che abbia inizio quest'estate 2022. Buonissimo. Allora, la seguente è una domanda importantissima. Dovete rispondere anche voi nei commenti. Qual è la vostra tipologia di pasta preferita? I cannelloni, quelli grossi così. Cioè, non l'hai mai mangiati? L'avrei mangiati due volte. Al ristorante, tra l'altro, non me l'ha lasciato più. Perché voi sapete più della mia vita di certo. Più buono. Io penso allo spaghetto, dai. Secondo me è anche molto buona quella pasta un botto elaborata, con le forme un botto complesse. Sono paste che ti regalano e non mangi. No, no, che trovi al supermercato. Tipo i fusilli che raccolgono bene il sugo. O le rotelle. È sempre stato mio sogno fare questa cosa. Mangiare in acqua. Però come mi riprendo? Cavolo. Se metto la scodellina qui, ci sta andando brutalmente l'acqua di mare dentro? No. Meglio di no. Però così mi sono bloccato la digestione, ecco. Questo qui è il famoso sciaccino comunque. A ste peli posso cantare una canzone? Ci mettono al bicocco. La mini più pera.
La zuccherina, buonissima. Ho raggiunto un notevole livello di frittura sotto il sole. Che bello il nostro ombrellone con i fiorellini. Andiamo a fare un po' di snorkeling adesso. Comunque, visto che so che me lo chiederete sicuramente nei commenti, per mettere l'iPhone sott'acqua sto usando questa cover subacquea che ho comprato su Amazon, super plasticona, e però regge, quindi io mi fido. Bagnando in quella grotta. Finisce là. Niente male però. Mi è venuto un certo languorino adesso. Let's go verso la merenda. E come merenda ovviamente il nostro cocchetto e la Carrefour. Chi lo spacca? Lo scalpello. No, è marcio? No. Invece le marcine mi sa. È marcio. Non comprate i cocchi dalla Carrefour. No, le devi comprare due. Uno su due è marcio. Ah, ok. Da questa spiaggia ci portiamo a casa tanti bei ricordi, ma soprattutto un bel eritema solare. E si vola. Yeah. Sono dannatamente maculato. Sei un dalmata, vero? Oh, sono qui, Madonna, è grosso ballato, questo si mangia stasera. E ora si prende. Ciao, ciao, spiaggetta. E io ho perso la voce cantando in macchina. È allucinante, sto malissimo. La dolce vita. La dolce vita cercando di imitare Mara Sattei. Un saluto a Mara Sattei. In maniera fallimentare, anzi, fallace. Ovviamente che babbozzo. Siamo polverosi. Io un bel painozzo a 4 euro. Questa è la cosa giusta da fare dopo il mare. Kebab con 40 gradi. Vediamo se mi ricordo ancora come si mangia un kebab. È live. Però il problema del panino è che non puoi fare la tecnica della strozzatura. Il panino si prende perché ci mettono più carne dentro. E costa anche meno. Decisamente meglio delle pucce mutanti. Un kebab da persona sfasciata. Sozza. Non mi reggo più in piedi. Ok, piccolissimo salto temporale. Siamo tornati a Marina. Ho fatto lo zaino perché domani si riparte per un altro viaggio. Adesso si torna da Edo, si va a Grosseto e poi si va a dormire. Vai. C'è una salita. Sono ragazzuoli qui da casa di Edo. Gli scroccherò brutalmente il letto e domani gli spetta una bella sorpresa a lui. Io ancora non so un cazzo. Ci vediamo domani in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.